Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a divertirci un po' con il cecchino, con il fucile di precisione. Per sbloccarlo dovremo raggiungere il livello 20 nel secondo episodio Lutto in Famiglia. Appena avremo raggiunto questo livello, il fucile sarà nostro e possiamo portarlo dentro la valigetta anche negli altri livelli. Con il fucile di precisione, sempre nell'episodio Lutto in Famiglia, possiamo sbloccare il trofeo su e giù per le scale. E l'obiettivo secondario, stai calmo e prendi la mira. Nel video ho inserito anche la scorciatoia, la scala di manutenzione, che è un obiettivo alquanto difficile da prendere e va preso tutto insieme alla fine. Per prima cosa occupiamoci della pianificazione del livello. Come posizione iniziale scegliamo il retro della villa e dovremo aggiungere nella posizione iniziale anche la valigetta con dentro il fucile di precisione che abbiamo appena sbloccato. Il motivo per cui ho scelto di iniziare nel retro della villa perché molto vicino c'è un piede di porco ed è indispensabile per poter aprire la scala. Quindi andiamo subito a prendere il piede di porco che è lì vicino e continuiamo con la nostra missione. È molto importante dare il via alla missione secondaria, luogo dell'eterno riposo. Per darne il via dovremo semplicemente sbarazzarci degli uccelli che infastidiscono il cimitero. Quando i tre nidi saranno distrutti, la missione inizierà. Tra l'altro questa missione è uno degli obiettivi di su e giù per le scale. Dovremo eliminare Alexa buttandola giù nella tomba. Per farlo in questa missione ci dovremo travestire da becchino, aspettiamo che scenda giù e quando si metterà di fronte alla tomba la spingiamo giù. Il secondo obiettivo di su e giù per le scale è eliminarla nella sua stanza privata. Quello è semplicissimo, nel senso che ci basterà iniziare da un punto prima della riunione di famiglia e aspettare che entra nella sua stanza privata all'ultimo piano. Appena sarà entrata dentro noi possiamo entrare, spararle e avremo così raggiunto il secondo obiettivo. Il terzo obiettivo invece lo andiamo a prendere adesso in questa missione. Per raggiungere la porzione di tetto segreta dovremo salire su questo muro qui, il che non è facile perché non compare il pulsante per salire. Semplicemente ci mettiamo davanti a una giusta altezza e schiacciamo nel mio caso della A play X per salire. Quando avremo raggiunto il tetto possiamo finalmente sbloccare la scorciatoia usando il piede di porco che abbiamo preso a inizio gioco e ora non dovremo far altro che aspettare che Alexa esca dalla casa e spararle. Quando le avremo sparato l'obiettivo stai calmo e prendi la mira sarà nostro. A me il trofeo invece su e giù per le scale me l'ha sbloccato appena ho sbloccato il tetto. Non so se è una questione di bug o di glitch perché io l'avevo già sparato dal tetto mentre faceva la fotografia dal balcone della sua stanza qui sotto. E non lo so, appena ho sbloccato questo tetto mi sono ritrovato con il trofeo. In ogni caso se le sparate da qui il trofeo sarà comunque vostro. Mission complete. Ragazzi, ed eccoci arrivati alla fine del video. Vi confesso che a me è sfuggita un po' di mano la situazione di questo livello e l'ho fatto un po' di volte e sono riuscito a farlo in 2 minutini. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Grazie a tutti per la visione, ragazzi, vi auguro una buona giornata.